Nel 1803 alla morte del poeta e tragediografo Vittorio Alfieri. 1749-1803. Louise Stolberg, contessa d'Albany, ultima sua compagna ed erede, commissionò ad Antonio Canova, nel 1804, un monumento in sua memoria. Nel settembre 1810, il monumento venne solennemente inaugurato a Firenze riscuotendo entusiastici consensi. L'opera esposta ne rappresenta un significativo particolare. Una maestosa figura femminile drappeggiata in ampie e morbide vesti all'antica, con una corona turrita sul capo, si erge sulla destra e si china in atto mesto poggiando il gomito sulla copertura del sarcofago. La figura dolente è allegoria dell'Italia e piange la perdita di uno dei suoi più stimati figli, nell'atteggiamento composto e solenne di un'antica matrona. La personificazione è frutto di elaborate e incessanti esercitazioni grafiche dello scultore e conferisce all'intero monumento il più intenso e significativo monito. Teseo è seduto sul Minotauro in atto di trionfo. Tiene in mano la clava con cui abbatté il nemico biforme. Il Minotauro è proteso esangue. Ha il corpo umano mentre la testa è taurina e giace senza vita, in una posa innaturale. Fu la prima opera in cui Antonio Canova volle associare lo studio della natura alle osservazioni compiute a Roma sulle opere classiche, per la storia dell'arte canoviana e dell'arte italiana. Questo lavoro rappresenta una svolta epocale nella statuaria. Il cambiamento di stile consiste proprio nella sintesi, presente in questo gruppo, del bello di natura con il bello ideale. Il confronto di quest'opera con l'ultimo lavoro del periodo veneziano, Dedalo e Icaro, rende con maggiore efficacia il mutamento. Nel Dedalo e Icaro si scorge un notevole slancio espressivo, mentre nel Teseo si ravvisa una fisionomia placida, degna di un eroe che nobilmente si compiace di aver vinto, cosa per lui di non grave importanza. Il carattere del Minotauro sta in contrapposizione a quello di Teseo, ed è in armonia con l'insieme dell'opera. Il marmo dell'opera fu eseguito tra il 1781 e il 1783, dopo che l'artista ne ricevette la commissione da Girolamo Zulian, ambasciatore veneto a Roma. L'opera si trova nella sua collocazione attuale, Victoria and Albert Museum di Londra dal 1962. Thank you.
Si tratta dell'ultima opera d'arte acquistata da Luigi Magnani poco prima di morire. Nel 1984, proveniente da una collezione privata, dopo aver fatto parte della collezione del conte Giovanbattista Sommariva, uno dei più illustri e singolari collezionisti italiani dell'epoca napoleonica. Il gesso di Possagno qui esposto riguarda la statua in marmo, a tutto tondo e grande al naturale, altezza centimetri 182, che rappresenta Tersicore, musa della danza e del canto corico ma qui interpretata con un'iconografia più inconsueta come musa della poesia lirica, appoggiata perciò alla lira posta su un alto podio con l'iscrizione in greco, Terpsico R. Eta Lyrean, e sul lato di esso, i caducei donati da Mercurio ad Apollo scolpiti in bassorilievo. La statua è firmata e datata sul retro del cippo in basso, Ant. Canova F. An. 1811. Compiuta verso la fine del 1811, la statua era iniziata nel 1808 come ritratto di Alexandrine Blesham, seconda moglie di Lucien Bonaparte, fratello minore di Napoleone e principe di Canino. Si deve supporre che nel 1810 o 1811 il Sommariva abbia prelevato la commissione e fatto cambiare al Canova la testa raffigurante la Blesham con quella attuale, idealizzata e non riconducibile ad un modello specifico. Thank you.
Le Tre Grazie è il nome assegnato a due gruppi scultorei di Antonio Canova, realizzati tra il 1812 e il 1817 e ritraenti tre dee della mitologia greca, Aglaia, Eufrosine, e Talia. Ne esistono due versioni. La prima è conservata al Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo, mentre una sua replica successiva è esposta al Victoria and Albert Museum di Londra. In quest'opera Canova riprende il soggetto di ispirazione mitologica delle Grazie figlie di Zeus, Aglaia, Eufrosine, e Talia, le tre divinità benefiche che diffondevano splendore, gioia e prosperità nel mondo umano e naturale. Si trattava, pertanto, di un soggetto che ben si adattava alla volontà di Canova di voler riprodurre in scultura l'ideale di una bellezza serenatrice femminile riprendendo l'esempio della statuaria classica, in perfetta linea con le teorie neoclassiche promosse da Johann Joachim Winckelmann. Il principio estetico perseguito dal Canova, d'altronde, è riflesso in maniera quasi subliminale nell'etimologia stessa del termine, grazia, dal latino grazia a sua volta derivato da gratus, gradito, riconoscente. Oltre che nella consistenza quasi tattile del velo marmoreo, il virtuosismo di Canova si manifesta anche nelle fluenti capigliature delle Tre Grazie, che presentano tutte un'elaborata acconciatura raccolta in nodi sulla nuca e in ciocche minutamente arricciolate, e nell'applicazione di una patina per imitare il calore rosato dell'incarnato. L'unico ornamento ambientale presente nella scultura, infine, è una colonna dorica sulla sinistra, utile base d'appoggio per le tre fanciulle. Antonio Canova realizza più di una scultura raffigurante la dea Venere. La prima fu realizzata come compensazione per il trasferimento in Francia della Venere de' Medici, portata al Louvre nel 1802 in seguito al Trattato di Pace di Tolentino, sottoscritto da Papa Pio VI. A tale scultura l'artista si ispirò idealmente, quasi per una sorta di devozione spirituale, e cercò di reinterpretarne la bellezza della carne. Il suo palpitante atteggiamento, l'insolito movimento reso attraverso un'articolazione flessuosa del corpo e una calibrata attenzione agli accenni delle forme. Canova reinterpreta il soggetto secondo l'estetica del suo tempo, celando il corpo di Venere con un ampio drappo che, sorretto da entrambe le braccia incrociate sul petto, crea un fitto panneggio composto da pieghe delicate. La pelle rimane quindi visibile solo nella parte sinistra della statua, mostrando un seno e l'intero fianco. Quella di Canova fu un'invenzione quasi implicita, compresa nel suo tentativo di rinnovamento dell'estetica scultorea neoclassica. Invece di produrre una copia di un marmo antico, egli preferì cimentarsi in una nuova proposta. La sua Venere, d'invenzione, la chiamò Italica, quasi a rivendicare un forte orgoglio nazionale per un popolo che si era visto sottrarre il proprio patrimonio culturale. Endimione dormiente è il soggetto di una scultura di Antonio Canova eseguita tra il 1819 e il 1822 e conservata nella collezione Devonshire a Chatsworth House. Il gesso invece viene conservato presso la Gipsoteca Canoviana di Possagno. Nel maggio del 1819 William Cavendish VI, duca di Devonshire, commissionava all'artista una scultura senza specificarne il soggetto. Opera fra le ultime dell'autore, il marmo venne completato nel settembre 1822, pervenendo a Londra nell'estate dell'anno seguente preceduta dalla notizia della morte dell'artista. Il pastore,
è rappresentato immerso nel sonno con il braccio destro sollevato sopra il capo e disteso su una clamide mentre stringe delicatamente due dardi che richiamano la caccia, mentre un cagnolino siede ai suoi piedi sorvegliandolo. L'idea di una figura distesa era già stata trattata dall'artista nei bozzetti della ninfa dormiente, che presenta forti affinità con l'Endimione per la posa, e nella Maddalena giacente, in cui era ritratta con gli occhi rivolti al cielo assorta e sdraiata su una roccia così come l'Endimione. Per la scelta del soggetto pare che Canova avesse tenuto in considerazione i gusti del duca. Il committente, infatti, aveva mostrato grande ammirazione per i geni delle tombe di Clemente XIII e di Maria Cristina d'Austria. Le 12 teste di gesso presenti in questa sala, calchi dai marmi di sculture finite e inedite, tracciate ma fino a oggi disperse, di Canova, mai viste prima, così come uscirono dallo studio romano dello scultore. Sono le teste di alcuni dei maggiori capolavori partoriti dal genio di Canova, come la Ebe, la Tersicore, la Venere Italica, o la Paolina Borghese o come Venere Vincitrice e si tratta, nella maggior parte dei casi, di calchi ricavati dalle sculture finite, a eccezione del Paride e della Beatrice, le quali sono invece i modelli per l'esecuzione delle versioni marmoree. Sono infatti le uniche con le cosiddette repair, quelle piccole borchie usate dagli sbozzatori dello studio di Canova come punti di trasporto dal gesso al blocco di marmo. Questo significa che i due gessi del Paride e della Beatrice furono usati come modelli per l'esecuzione di vere e proprie sculture di marmo. La presenza di una serie di ritratti femminili riconducibili alla famiglia di Napoleone è la testimonianza di una precisa volontà collezionistica di quell'epoca in cui il Canova era stato l'artista più famoso al mondo dell'epoca. La scultura Venere e Adone fu realizzata da Antonio Canova tra il 1789 e il 1794, su commissione del marchese Francesco Berio, che la collocò in un tempietto espressamente realizzato nel giardino del suo palazzo a Napoli. Alla morte del marchese, l'opera fu acquistata dal colonnello Guillaume Favre.
Attualmente si trova a Ginevra presso il Musée d'Arte et d'Histoire. L'artista, ancora una volta, sceglie un soggetto appartenente alla mitologia greca. Il momento scelto dall'artista per raccontare la storia di Adone e Venere è quello del congedo, momento in cui Adone e Venere si salutano prima della battuta di caccia che si rivelerà fatale per il giovane. La figura predominante del gruppo scultoreo è quella maschile, più alta, su cui si appoggia Venere, come fosse una colonna. L'espressione di Adone è lievemente malinconica, ma si percepisce anche un flebile sorriso, quasi rassicurante nei confronti dell'amata, come se la volesse rassicurare stringendola a sé con un tenero abbraccio. Venere, presaga del tragico destino, potrebbe sembrare preoccupata, sembra voler avvicinare a sé l'amato, quasi a volerlo sottrarre al triste finale. Il cane, ai loro piedi, reso con singolare sensibilità naturalistica, richiama la caccia ed è simbolo di fedeltà. Il suo pelo ruvido crea un contrasto netto con l'epidermide liscia dei due personaggi. La scena intima e delicata sembra collocarsi al di fuori del mito e appartenere all'amore terreno. La scultura in gesso è il calco realizzato da Canova sulla statua in marmo della danzatrice con mani sui fianchi, eseguita tra il 1806 e il 1812 per Joséphine de Beauharnais, prima moglie di Napoleone. Questa danzatrice, nata dopo quella col dito al mento, 1809, e prima di quella con i cembali, 1812, ha i capelli raccolti e trattenuti da una coroncina di fiori. Il ritmo, la sinuosità sono tutti nel corpo che si intravede sotto le leggerissime vesti trattenute con eleganza ai fianchi. I piedi nudi fino al polpaccio, sollevati con grazia e vigoria insieme, permettono il libero movimento del corpo e conferiscono slancio all'intera statua. Thank you.
La statua raffigura una giovane ninfa nuda che è stata appena punta da uno scorpione. La ninfa è distesa e controlla il proprio piede ferito. La nudità del soggetto non ha un rimando sensuale, ma anzi ne evidenzia la purezza. Il volto della ragazza è contorto in una leggera smorfia a causa del dolore della puntura dello scorpione e la bocca è leggermente socchiusa. Si tratta del calco in gesso delle statue del monumento funebre a Maria Cristina d'Austria, che fanno parte della mesta e lenta processione. L'opera fu commissionata al Canova dal duca Alberto di Sassonia nel 1798 per onorare la morte della moglie, figlia dell'imperatrice d'Austria, avvenuta nello stesso anno. La donna, figura allegorica e immagine della beneficenza o della pietà, guida la bambina e il vecchio malfermo e cieco verso la porta buia della piramide. Iconograficamente il gruppo costituito dal vecchio e dalla giovane donna si qualificò come beneficenza in allusione a una virtù esercitata in vita dalla defunta. Nel 1790 Antonio Canova aveva ideato su commissione del veneziano Zulian un monumento funebre a Tiziano Vecellio, ma non fu realizzato per la morte improvvisa del committente. L'artista, tuttavia, non volle rinunciare all'idea di un'opera nuova per concezione e significato.